non ci va, se però ci posso arrivare in un'ora è chiaro che mi sposto con piacere. Anche le ferrovie è un sogno quello che avverrà in Sicilia. Ma non è un sogno, è il piano che noi abbiamo fatto allora col ministro Barca, che si è concluso e adesso si sta concretizzando. All'interno di questo piano abbiamo messo due tratte ulteriori significative, che sono quelle della valorizzazione di Comiso, perché lì prevediamo un intercity veloce che avrà un grossissimo vantaggio. Collega un'area importante che è fatta di un circuito che è fatto del barocco, dell'archeologia, eccetera, e diverse spiagge e quindi anche un ruolo di grande promozione turistica, e quindi diverse città che vanno da Licata, Gela, Vittoria, Camarina, fino a Modica, insomma, fino a Comiso. E lì però c'è anche il vantaggio che mettiamo in collegamento immediato l'aeroporto, perché attualmente ed è anche compatibile con il nuovo piano stradale che stiamo facendo, quindi interveniamo sulla ferrovia, capiamo bene che significa. L'aeroporto di Comiso fra l'altro sta facendo grandi performance, perché noi abbiamo in Sicilia un incremento significativo delle presenze turistiche, ma in una zona come quella che era abbastanza isolata noi abbiamo visto presenze di stranieri incredibili. Però il problema dei collegamenti lo dobbiamo affrontare, cioè attualmente il tratto di autostrada che si sta costruendo, inizieranno i giorni di lavori, c'è la Ragusa-Catania pure che permetterà un collegamento rapido con l'aeroporto di Catania, ma c'è da pensare anche a strutture ferroviarie di tipo moderno per evitare che la gente viaggi in macchina e si trovi direttamente si trovi proprio con una stazione all'aeroporto e possa evitare di parcheggiare, riduce i costi ed è velocissimo. Una domanda, c'è l'ultimatum dei cuperliani sulla Cilabra, come lo considera? Ah, io lo so, intanto nessuno si può permettere il lusso di fare ultimatum. La Cilabra è un assessore che ha messo in discussione il malaffare, la formazione professionale, ha lanciato il piano giovani laddove i soldi si stavano perdendo, c'è stato un click day che è fallito per ragioni informatiche sulla base di affidamenti che ha fatto il dirigente. È chiaro, il nuovo piano è pronto, e si va avanti e fra l'altro rifaremo quel click, così per superare questo momento di impasse anche psicologica e dare la soddisfazione ai giovani che volevano partecipare, che non hanno potuto partecipare, di poterlo fare, a quelli che già si sono iscritti di considerare valide le loro domande, se evitando i contenziosi, ma insomma per un programma che va di informatica, che va in tilt, sicuramente non si penalizza l'assessore, un assessore che ha cacciato il malaffare in Sicilia, no, insomma voglio dire, perché non avremmo dovuto cacciare il genovese dal partito invece di cacciare la Cilabra.